Benvenuti a questo nuovo appuntamento, il primo di questa settimana del Camper Mag News, edizione speciale dedicata al Salone del Camper 2013. Ed è partita questa quarta edizione del Salone del Camper con un ottimo afflusso di visitatori. In tanti già di buon'ora affollavano l'ingresso principale e una volta entrati non hanno potuto fare a meno di notare il grande cuore in vero prato inglese che li accoglieva. Passione per il plein air, questo è il claim scelto per questa quarta edizione del Salone del Camper ed è proprio questa passione a spingere i tanti visitatori accorsi da tutta Italia per vedere le ultime novità di settore presentate dall'intera filiera. A dare il via alla manifestazione la tradizionale conferenza inaugurale che si è svolta presso la Sala Pietro Barilla, ex Sala dei 300. Al saluto istituzionale di Franco Boni, presidente di Fiere di Parma, sono seguiti gli interventi di Antonio Ceglie, amministratore delegato Fiere di Parma, Paolo Bicci, presidente dell'APC, Alfredo Peri, assessore regionale Emilia-Romagna alla programmazione territoriale e il sottosegretario di Stato, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Erasmo D'Angelis, a cui sono state affidate le conclusioni e che adesso ascoltiamo ai nostri microfoni. Per quel che ho potuto vedere, io devo solo fare i complimenti a chi ha organizzato il Salone del Camper e ovviamente alla Fiera di Parma, perché anche dall'affollamento si vede, cioè un salone molto ben organizzato, con grande professionalità, accuratezza, ma soprattutto con uno sguardo al futuro. La cosa che mi piace di più è che qui, diciamo, il passato è passato, si immaginano già cose che servono all'Italia, servono a questo settore per ripartire, ed è questa la cosa più bella. C'è un'offerta straordinaria a tutti i livelli, per tutti i livelli di camperisti, quindi chi vuole può venire qui e farsi un'idea di ciò che c'è e soprattutto, insomma, se può, se compra un camper o un caravan, mi sembra la soluzione ancora migliore. Al termine della conferenza stampa inaugurale, il presidente di APC Paolo Bicci e il presidente di Fiere di Parma Franco Boni hanno consegnato al sottosegretario di Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti Erasmo D'Angelis il riconoscimento di testimonial per la valorizzazione del camper style assegnato a Matteo Renzi, assente però quest'ultimo per impegni istituzionali. E sempre nel corso di questa prima giornata di apertura è stato presentato presso la Sala Agora al padiglione 4 il secondo rapporto nazionale sul turismo en plein air in camper e in caravan, a cui ha partecipato il nuovo direttore di APC, l'associazione produttori caravan e camper, Francesca Tonini, che ha parlato di sostenibilità economica mostrando l'analisi d'impatto di un'area sosta camper e conseguente quantificazione degli investimenti strutturali. La presentazione, introdotta dal presidente dell'APC Paolo Bicci, ha visto anche la partecipazione di Valeria Minghetti, ricercatore dell'Osservatorio sul turismo all'aria aperta, condotto dal CISET, il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che adesso ascoltiamo rispettivamente ai nostri microfoni. Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci sull'Italia come destinazione del turismo en plein air, quindi cercare di capire come le regioni si rapportano a questo tipo di turismo, quindi la sensibilità che mostrano, gli investimenti che fanno per migliorare l'offerta e quindi per accogliere questa tipologia di turisti. Siamo riusciti a costruire una mappatura delle regioni sulla base di alcuni indicatori e abbiamo visto che, diciamo, tra le regioni più virtuose ci sono le Marche, il Piemonte, l'Abruzzo e la Toscana. Abbiamo sviluppato uno studio con Vivi l'Italia che analizza la redditività di un'area di sosta per camper per un eventuale investitore privato. E ne è uscito dei numeri molto molto interessanti, perché si vede dall'analisi fatta che un eventuale investimento di un privato in un'area di sosta ha una redditività molto buona rispetto ad altri tipi di investimenti del settore turistico, una ricaduta importante sul territorio in termini di spesa del camperista sul territorio e un impatto ambientale estremamente contenuto. Intanto ieri sera sono stati assegnati i premi del Salone del Camper Award rivolto agli espositori della manifestazione fieristica. I prodotti vincitori sono stati scelti da una giuria di esperti composta da Fiere di Parma, APC, concessionari di veicoli ricreazionali, produttori di accessori e giornalisti specializzati del settore automotive. Quest'anno inoltre ci sarà anche un vincitore assoluto votato dai visitatori, come ci ha spiegato il presidente di APC, Paolo Bicci. Alla giuria di tecnici che ha selezionato 15 prodotti
si sommerà alla fine il giudizio del pubblico che potrà votare con una scheda e quindi alla fine decretare dei 15 prodotti preselezionati dalla giuria tecnica il vincitore in assoluto per il Salone del Camper 2013. E voltiamo decisamente pagina, concludiamo questa prima edizione del nostro TG con una curiosità. Parliamo di Arca, anzi di Arca Art, un progetto ideato dalla storica casa laziale che vede protagonista un giovane artista che dipingerà i pannelli bianchi laterali di un Fiat Ducato della struttura logistica Arca. Tutto questo nello spazio adiacente al padiglione 5. La performance iniziata oggi continuerà anche domani e terminerà nel prossimo weekend. Per cui per vedere il risultato finale vi diamo appuntamento a sabato e domenica prossimi. E questa, come anticipavo prima, era l'ultima notizia. Noi ci fermiamo qui. Grazie, come di consueto, della cortese attenzione. Arrivederci al prossimo e puntuale aggiornamento del Camper Mag News Live, edizione speciale dedicata al Salone del Camper 2013. Arrivederci.